Molise di Chiara Squaglia che durava 12 secondi perché partiva già da un buon punto. Come si suona? Però adesso mi ha fatto lo spoiler, lo striptease è saltato. Esatto, esatto. E siccome siamo nella parte istituzionale, io ti bacio e ti ritroverò poi e nella ti congediamo. Esatto. Grazie. Anche tu, ciao, ciao. Le incursioni ci piacciono sempre, insomma, il live fa parte del gioco, insomma, eccoci noi, Ilaria, appunto, buonasera, bentrovata, grazie mille veramente di essere qua. Grazie a voi, grazie per l'invito, vabbè, non si possono non accettare le incursioni con Jimmy, sarebbe impensabile non averle, è così, ed è bella anche l'allegria di questa serata. Grazie ovviamente a Fabrizio Pollicino, io sono qui per l'amicizia che ci lega, per la sua grande energia che l'ha portato a fare tante cose, a credere chiaramente in questo evento per la seconda volta, seconda edizione, ed è un evento che va avanti sempre con più entusiasmo. Un benvenuto a tutti coloro che ovviamente arrivano da fuori, siete tanti grandi personaggi, non cito qualcuno perché rischierei ovviamente di fare torto a qualcun altro, ma siete ovviamente i benvenuti e avete reso questo evento già dello scorso anno e quest'anno ancora di più speciale. In un momento sicuramente in cui è bello crederci e credo che anche da parte mia sia giusto esserci, quindi ringrazio davvero Fabrizio per il calore con cui mi ha chiesto la presenza e vi dico semplicemente che questa, e non mi sento di dire altro, lo dico per me che sono qui, anche per chi non c'è, questa è la Liguria che vogliamo, la Liguria degli eventi, la Liguria che va avanti, la Liguria che ci crede, la Liguria che fa di un evento sportivo, ma di un evento dello stare insieme, un qualche cosa che significa promozione turistica e ovviamente un momento di attrattività ma anche di condivisione. Semplicemente questo, poi ringrazio chiaramente il Comune di Santa Margherita, il Comune di Portofino per averci creduto insieme a voi, insieme a Fabrizio e insieme a tutti voi, credo che questo sia molto bello, sia anche un grande segnale, la Liguria che vogliamo siete anche voi, grazie davvero. Grazie, noi ci siamo innamorati ormai di questo territorio, quindi è un grande piacere essere qui, grazie davvero. Grazie. Ilaria, grazie mille veramente per le tue parole e soprattutto per esserci. Che dici, proseguiamo con la lista dei ringraziamenti. Io saluterei Marta Brusoni, che è l'assessore comune di Genova all'istruzione personale, e poi anche Alessandra Bianchi, assessore allo sport, il comune di Rapallo, assessore allo sport, Vittorio Pellerano e il sindaco Carlo Bagnasco. Fare un applauso insomma anche a tutti. Abbiamo visti prima, sì. Il sindaco Doradoni, c'è o non c'è? Il sindaco c'è, ma c'è, ci saluta, e lo salutiamo qui. È il suo ultimo giorno oggi, dico bene, è il suo ultimo giorno, ma quell'ultimo giorno di scuola starà festeggiando, che non so, sarà triste, non lo sappiamo. Allora, il sindaco è qui, Moreno, è qui, mancano due ore, quindi giustamente c'è un po' un clima di tensione, noi lo salutiamo, non vogliamo neanche sapere dov'è. Noi lo salutiamo, va bene, noi lo salutiamo. Esatto, io a questo punto inviterei sul palco a raggiungerci la persona, l'ideatore, l'organizzatore di questa splendida manifestazione, appunto, che è arrivata alla seconda edizione, Fabrizio Pollicino, raggiungici sul palco e permettetemi di salutare anche sua moglie Sabrina, che è una donna meravigliosa che ho conosciuto oggi, grande assistente e voglio dire anche di supporto, perché ci ha messo tanto. La mia badante. Buonasera a tutti, ciao, grazie. Che dire, sono tre giorni che parlo, che ringrazio, che saluto, anzi veramente lunedì abbiamo iniziato, Conferenza Stampa in Regione, mercoledì Conferenza Stampa qua a Sante con le estrazioni, tre serate, quindi diciamo voglio essere breve anche perché la scaletta è abbastanza compressa. Che dire, ringrazio. Anche Jimmy, eccolo qua, mio amico Jimmy. Stavo parlando di scaletta, lui la stava ripassando. Sì, esattamente. Che dire, partiamo prima con i ringraziamenti velocissimi. Regione Liguria in primis, due anni fa ha creduto a questo evento, si è affiancata a noi, il Comune di Santa Margherita Ligure, e quest'anno abbiamo avuto l'onore, grande onore, del Portofino a fianco. Ieri sera abbiamo fatto una serata, direi, spettacolare, Castello Bra, meravigliosa, quindi anche il livello delle qualità dell'evento si è alzato grazie anche agli investimenti di Portofino. Ringraziamenti particolari agli sponsor, che senza loro ovviamente, il loro contributo, il loro sostegno, loro non si potrebbero organizzare eventi tra portate, quindi sinergia pubblico-privato fondamentale. Ringraziamento al Circolo Tennis Santa Margherita Ligure, circolo bellissimo. Certo che sì, sono stati deliziosi, sono stati disponibilissimi. Sempre disponibili. Qua abbiamo il presidente Mario Guerra, che è presidente del circolo, che è anche sponsor, con la sua cambiaserissa, anche sponsor per il secondo anno consecutivo, fondamentale il suo supporto.
Benissimo. Quest'anno abbiamo avuto l'onore, la soddisfazione di avere a fianco Radio 105, uno dei più importanti network italiani, due giornate con i suoi colleghi Linda Pani, Dario Micolani, spettacolari. Oggi abbiamo la top player, Romina Pierdomenico. Che dire? Hanno fatto la differenza, no, ci hanno accompagnati, ci hanno portato la loro energia, ci hanno accompagnati per tutto l'evento e noi li ringraziamo davvero. La cosa che voglio dire, l'ho detto anche ieri sera, la cosa più bella invece ho trovato un gruppo di amici fondamentali, abbiamo creato un ambiente direi piacevole, divertente, agonisticamente valido, ma abbiamo creato un bellissimo rapporto con tutti, quindi questa è la cosa che mi emoziona più di tutti e ringrazio tutti voi avermi sempre al fianco. Grazie, buonasera a tutti, edizione 25, saremo ancora un po' livello. Grazie anche a te Fabrizio per le tue bellissime parole e come hai detto anche tu ovviamente proprio il Tivulio Vipadel, no? Sei sempre d'accordo Moreno perché tu sei qui dall'inizio, da giovedì se non sbaglio, certo. È proprio un connubio tra sport, mondanità, no? Quello che dicevamo prima, però mi piace l'aspetto che il Tivulio Vipadel non tralascia proprio l'aspetto sociale appunto, no? Dedicato alla beneficenza e questa sera secondo me è proprio l'elemento più importante, la serata è dedicata proprio alla sfida più bella, quella più importante che è la beneficenza. Io inviterei sul palco Michele Corti che è proprio diciamo il membro del CDE, presidente della Gigi Ghirotti che è appunto un'associazione genovese che assiste ligure e malati in fin di vita. Questa sera accadrà una cosa speciale, adesso ce la racconterà lui. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora intanto grazie, il primo grazie sincero va a Fabrizio Pollicino e a Sabrina che sostengono la fondazione Gigi Ghirotti al nostro fianco già da tanto tempo con tante iniziative e dopo che l'anno scorso alla prima edizione avevano scelto un'altra bellissima realtà, gli Insuperabili, con la fondazione dei Corridori Insuperabili, quest'anno hanno deciso di giocare questa serata insieme a voi per la fondazione Gigi Ghirotti. Viola e Oara inizieranno tra poco a portarvi una busta, una per ognuno di voi, sono numerate, quindi estraete il foglietto all'interno e tenetelo perché a fine serata poi ci sarà l'estrazione di tre premi fantastici, le due maglie che Daniele Rugani ci ha portato, grazie di cuore Daniele, la sua 24 autografata e la numero 7 di Federico Chiesa, Moreno li sta controllando con una certa avidità, certo. E poi c'è un super premio, un viaggio in Sardegna per 4 persone, più auto, cabina, con grandi navi veloci che ringraziamo perché è sempre al nostro fianco. Che dire, estraete dalla busta il foglietto e tenetelo, sento vociferare perché credo che il 99,9% delle persone qui vada in Sardegna, probabilmente in aereo, però se in questo giro volete andarci col traghetto potete farlo. Estraete il foglietto, tenetelo, ridateci la busta e ovviamente all'interno potrete inserire un'offerta. Vi dico solo in tre parole cos'è la Fondazione Gigi Ghirotti. Questa sera ci sono una marea di campioni, ex e in attività, ma noi a Genova abbiamo un top player assoluto, da 40 anni fondatore della Fondazione Gigi Ghirotti, il professor Franco Enrique. 40 anni fa ha avuto l'intuizione di costruire una realtà che potesse sostenere, assistere, aiutare persone arrivate al fine vita, e quindi parliamo di malati terminali, tumori, ma poi la SLA che è un tema nel mondo del calcio particolarmente sensibile, oggi Alzheimer. E ovviamente quando si arriva in quel momento, quando l'ospedale non può più fare nulla, c'è bisogno di un'assistenza fondamentale come questa. E come ripete sempre il professore, c'è molto da fare quando non c'è più niente da fare. E allora questa sera tutti insieme potremo fare qualcosa di importante, dare un aiuto importante a una fondazione che ha due hospice, che fa assistenza domiciliare e che in Liguria è un'istituzione straordinaria. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie a Fabrizio Pulicino e a Sabrina Chivellato, davvero straordinario. Grazie, quindi grazie. La raccolta delle buste fra quanto sarà? Non appena sono piene le ragazze passano, quindi okay, se volete sventolarle tipo pagnolada fate come volete. Okay, fantastico. Grazie mille, grazie. Insomma, per le vostre iniziative e il vostro costante impegno. Beh, io direi insomma che facciamo? Stanno per uscire i primi, quindi noi adesso vi lasciamo, poi andremo a curare quella che è stata la parte agonistica e sportiva di questo evento con grandi novità, certo. Grandi campioni. Grandi finalisti soprattutto. Sono molto curiosa di sapere chi ha vinto, sono molto curiosa. Discuteremo nel corso della serata, quindi a fra poco, tra l'altro con tutte le nostre prestigiose madrine. Certo, volevo arrivare lì, ancora... ma non vi spoileriamo nulla, no, non lo diciamo, però sono fantastiche, anche molto simpatiche, autoironiche. Buon proseguimento, ci vediamo dopo. Andiamo proprio a decretare, a celebrare quelle che sono le premiazioni di questo torneo.
torneo che vive un anno di vita propria in una chat preparatoria a quello che sarà il momento agonistico e che poi trova il suo culmine qui sotto gli occhi di Pollicino nella sfida che c'è stata in un posto magico, fammelo dire. Ovviamente ringraziamo anche l'ospitalità appunto di chi ci ospita questa sera. Va bene, allora io partirei, se sei d'accordo ovviamente, sì, con il premio miglior giocatore. Sì, attenzione, non so quale sia, c'è stata una giuria tecnica per il miglior giocatore. Pollicino, dov'è il Pollicino? Fabrizio, svelaci questa cosa. C'è stata una giuria tecnica per il miglior giocatore. Parametri di scelta. Ok, c'era la FIT, il presidente della FIT, che della federazione, che guardava una serie di istruttori. Certo, sappiamo chi è, ma appunto volevamo capire. Esatto. Allora, il miglior giocatore... Ecco, per una questione di opportunità, tra l'altro hai cambiato il nome perché hanno detto che non poteva essere anche conduttore, quindi abbiamo chiamato un altro a essere il miglior giocatore. Vabbè, giusto, ho capito, vabbè, dai. Se no dopo dicevano, vabbè, troppi, sul palco troppi, ti troppi. Premi, no, va bene. Io so più di te, ma adesso mi riservo. Chi è? Chi è? Allora... Thomas Locatelli, farei un applauso, facciamo sentire questo applauso, e che vince il piatto d'argento italiano. Chiamerei sul palco a premiare Thomas, una ragazza stupenda, Chiara Squaglia. Evviva! Che finalmente accogliamo nel momento giusto. Ciao Chiara, quella, che eleganza, facciamo un applauso a questa ragazza stupenda, perché so che ci sono state delle quote rosa nel torneo, anzi farei un appello, Pollicino, l'anno prossimo fa giocare anche le donne proprio ufficialmente, eh? Che ne dici? Ecco, io te l'ho lanciato, eh? Ecco. C'è esatto un progetto, allora ne parleremo, ne parleremo. Allora mi devo allenare per il prossimo anno, devo migliorare il mio livello di paddle, così ti sfido. Questo noi ti aspettiamo. E sfido Moreno perché siamo nella stessa famiglia. Esatto. E perché è anche più facile vincere. Allora, tecnicamente che cosa c'è da dire? È arrivato come testa di serie Thomas Locatelli, ha avuto un sorteggio infelice, ha superato questo drammatico momento con grande abnegazione ed è riuscito a mantenere alta la qualità del suo gioco durante tutto il torneo, quindi a pieno titolo miglior giocatore della seconda edizione. Complimenti, complimenti. Te lo aspettavi, vuoi dire qualcosa? Non dire palle, te lo aspettavo. Voglio dire la verità. Non me l'aspettavo. Perché secondo me quest'anno, come hai anticipato tu, colui che doveva avere in mano questo premio non dovevo essere io, ma doveva essere il mio compagno. Perché arrivare in finale... È un miracolo. Non è vero che è un miracolo. Stai crescendo pochissimo alla volta. Ok. Però veramente sei stato grandioso. Belle, che belle parole, che belle parole. Non c'è stato del talento nel mio gioco, faremo metà per voi. Ma infatti. No, devo dire. Nonostante tutti gli acciacchi. Allora, mi dispiace, ma non si può tagliare a metà, quindi adesso devi decidere. O tu. No, se lo merita, devo dire che è stato veramente un piacere giocare con lui. E ti devo dire davvero, il sorteggio è stato casuale. No, no, ve lo giuro, è stato casuale, però è stato un grande onore. Thomas, complimenti ancora. Grazie mille, Chiara. A dopo. Comunque PS, sei bellissima. Grazie, anche tu. Siamo tutti d'accordissimo. Tra l'altro una serata molto molto stupenda anche a livello proprio di donne, perché ho visto un sacco, vabbè, di amiche che già conoscevo, di ragazze, insomma. E ne chiamiamo un'altra ecco, premiante, ecco. Cecilia Capriotti. La inviterei sul palco e farei un applauso anche a Cecilia, che è un'amica, oltre ad essere anche lei una ragazza stupenda, simpatica, anche molto autoironica, però non ha mangiato tanto questa sera la nostra Cecilia. È una molto attenta, molto fit, sì, come dice lei. Buonasera a tutti, sì, sono stata abbastanza attenta, diciamo, perché sono giorni che mangiamo pasta e pizza, allora questa sera un po' ho evitato, diciamo così.
Va bene, noi siamo felici di averti qui, e questo premio è un premio assegnato a due persone in particolare, due persone che sono secondo me simpatiche a tutti, ma veramente a tutti, tranne però forse ai loro clienti. Sto parlando di servizi di Striscia la Notizia, perché quando Moreno Morello e Gimiglione fanno i servizi in giro, la gente non è che li ama tanto, quindi il premio va proprio a loro, a Gimiglione e a Moreno Morello. Fare un applauso meraviglioso per il premio simpatia. Di solito, Jimmy, il premio simpatia lo danno a quelli scarsi, dovete ufficiare. È un modo, come dire, Jimmy, è un onore darti questo premio simpatia. Tra l'altro per il premio simpatia, allora, vi regaliamo un borsone ufficiale Genova Capitale dello Sport 2024, ovviamente, più due orologi ciascuno, edizione limitata Chiquita, che sappiamo essere richiestissimi. Infatti dopo magari te lo rubo io uno, eh. Io lo voglio ricevere dalle mani di Cecilia Capriotti, voglio il premio e la fotografia. Eccolo qua, dov'è il fotografo ufficiale? Eccolo qui. Prego. Vai, facciamo. Aspetta, un change. Mettiamo. Jimmy, si chiama premio simpatia, fammi un saluto. Grazie. Siete contenti, ragazzi, per questo premio? Contentissimi. Beh, vedi, è arrivato già un altro premio. Ci siamo fatti un sacco di risate e ancora ce grazie, ne faremo. Grazie anche a te, Cecilia. Ci vediamo più tardi. Sei contento? È bello a giugno ricevere come premio del torrone, vi ringrazio. Eccolo qua, grazie. No, abbiamo la serie. Il torrone, la serie limitata. C'è l'orologio della Chiquita. Allora, poi ha voglia che Gregio mi piglia per il culo la scimmia, le banane. Ecco, c'è, vi giuro, se io avessi saputo di venire a prendere l'orologio della Chiquita, scusate, avrei avuto delle riserve, però sono molto felice. C'è l'uomo della Chiquita, c'è la banana, c'è la scimmia, abbiamo Tarzan Annoni, ragazzi, giusto, abbiamo fatto, dov'è l'uomo Chiquita? Abbiamo fatto tutta la giungla, sì, l'uomo, scusa, fatti vedere, alzati, l'uomo della Chiquita, vieni qua, dove sei? Fatti vedere, ma sotto. Possiamo ringraziarti, possiamo. Senti, ringraziarti. Ma tu, però, trai beneficio dal fatto che ti chiami uomo Chiquita quando trovi delle donne per strada o no? No, voglio dire, è una componente importante. Dove lavori? Alla Chiquita. Va bene, grazie signore e signori. Lo fermo qua, se no potrebbe trascendere. Grazie per il io torrone. Io lo conosco, so dove parte, non so mai dove arriva. Questo bene, è il torrone, ecco, di Tonara, grazie. Me lo puoi vedere. Aspettate. Esatto, infatti può darsi che più tardi te ne rubo uno, visto che è un'edizione super limitata, quindi stai attento che magari potrà sparire al tavolo. Eccolo qua, tra l'altro erano tre premi simpatia per me e per lui, e c'eri anche tu poi con la banana, abbiamo detto lasciamo stare. Esatto. Diamo un altro premio. Esatto, lo zaino te lo regaleremo, perché adesso siamo dalla coppia simpatia direttamente alla coppia seconda classificata, e non cadiamo lontani, gli dico bene? Esatto, io inviterei Michela Persico a raggiungerci sul palco, tra l'altro anche lei fresca di matrimonio, facciamo un applauso, facciamoci sentire, che anche lei è una ragazza super simpatica oltre che essere stupenda. Come stai, Michela? Molto bene, grazie. Voi tutto bene? Noi siamo molto bene in questo posto, ovviamente non potremmo insomma stare diversamente. La coppia seconda classificata vincerà due trofei alter ego personalizzati in offerti dalla Federazione Tennis Padel, con il presidente Andrea Fossati che per un imprevisto federale è assente, e poi due biglietti a persona per volo andata e ritorno da Roma, Dubai o New York offerti da Emirates, presente la dottoressa Viviana Fosso, senior sales executive, che appunto è da Fieschi Travel, storica agenzia di viaggi a Genova, con il titolare Massimiliano Di Fiore. Io a questo punto, buonasera, ben arrivata. Eccolo qua. Lei gioca padel? No. Purtroppo la gioco con le padelle. Va bene, è già una cosa. Dovete sapere che invece Michela
si è prodigata, ha giocato moltissimo e devo dire che anche Daniele ti ha dato grande supporto, gli ha fatto tutto un addestramento. Poi tra l'altro ci sarà proprio un discorso su tecnico su questa faccenda, però lo faremo naturalmente dopo. Allora, la coppia seconda classificata, tra l'altro io volevo dirti che poteva esserci tuo marito nella coppia seconda classificata, ma sulla sua strada ha trovato degli atleti molto più forti di lui. Ecco, esatto, e sei venuto a fare la collezione tu dei premi, cioè fammi capire questa cosa. Quindi a questo punto la coppia seconda classificata è composta da Moreno Morello e Thomas Locatelli, che torna di nuovo sul palco a prendere e ritirare un altro premio. E uno ciascuno. Sì, esatto. Complimenti ragazzi. Io volevo fare... Ci ha detto buon volo e buon viaggio! Dottore! Grazie! Dove possiamo andare? Thomas, a proposito di questi premi fantastici, vieni qui, volevo farti una domanda. Grazie mille, grazie. Sì, adesso li consegniamo. Dal calcio al paddle, che cosa c'è? Cosa hai trovato di magico? Perché io voglio sapere, sono curiosa. Allora, di magico l'opportunità di ritrovare tutti coloro che per 20 anni ci siamo sfidati sui campi del manto erboso. Adesso siamo passati a quello blu del paddle. Per cui la cosa è talmente bella ritrovarsi dopo tanto tempo che vogliamo continuare per i prossimi 15-20 anni. Ce la faremo ancora, Moreno, secondo te? Le articolazioni mie oggi dicevano raccontavano un'altra storia, ma ce la faremo. Ci proveremo. E comunque non è vero che Rugani ha trovato dei giocatori più forti di lui, è stato un grande signore in campo, non così però anche il suo compagno di squadra. Chi è? Di chi stai parlando? Scusa, dillo. Il suo compagno di squadra che l'aveva un po' preso di mira, è vero Cabrini. Okay, molto più signore Rugani. Conferma anche Pollicino, e se Pollicino alza il pollice e conferma, abbiamo vinto. Sì, è assolutamente così. Bene, allora noi intanto... Quindi questi premi ve li possiamo consegnare. Ringraziamo ancora una volta e anche Fieschi Travel. Esatto, Fieschi Travel. Grazie mille, grazie anche a te, Michela, complimenti. E tanti auguri ancora per il vostro matrimonio. Siete freschi di matrimonio. Grazie, complimenti ancora. A dopo. Grazie. Beh, Moreno, visto che anche tu stai facendo... Fermi! C'è il trofeo! Dov'è Locatelli? Il trofeo! Dove è andato? Bianco. Questo bianco? Ah, che bello! C'è il trofeo. Parlaci e questo? Vediamo, allora. È una scultura precisa. Questo è un premio dedicato alla coppia dei secondi, giusto? Allora, due trofei alter ego personalizzati ed offerti dalla Federazione Tennis Padel con il presidente Andrea Fossati, che abbiamo appunto già citato prima, appunto assente per impegno federale. Quindi ringraziamo l'artista. Ah, c'è Alessandro Piano. C'è vediamo. Alessandro Piano, dove sei Alessandro? Allora chiamiamolo, invitiamolo. Vieni qua. Vieni Alessandro. Buonasera. Esatto, praticamente è l'uomo della Playmobil, dico bene. Allora, me l'hai dato perché mi muovevo un po' rigido. Uno si vede quello che vuole. Ma tu che sei l'artista, raccontaci. No, allora, la forma richiama quella... Io l'ho chiamato alter ego per non mettersi la L. Ho capito. Però il richiamo è il salto negli anni 80. Certo, è un salto negli anni 80. Benissimo, guarda, facciamoci questa. Grazie. Grazie mille, complimenti ancora. E guarda che andrà ad arricchire la già ricchissima bacheca di trofei di Thomas Locatelli. Non solo, è anche la tua. La mia ne ha uno, questo. Quindi la tua inaugura la mia bacheca di trofei. Bene. Bene, siamo arrivati, credo, insomma, al momento più importante, no? Sì, perché andiamo a premiare... Soffri, non ci vedi? Andiamo a premiare la prima coppia.
classificata e ci sono ovviamente tantissimi premi, super premi. Anche qui abbiamo due super trofei alter ego personalizzati offerti sempre dalla Federazione Tennis Padel, due buoni soggiorno per due persone per una settimana di soggiorno all'hotel Monti di Mola di Porto Cervo e offerti da Massimo Chiesa e Fabrizio Pollicino. Allora, chiamerei a questo punto sul palco a premiare una donna straordinaria. Sto parlando di Alba Parietti. E allora, per il premio più prestigioso, per il gradino più alto del podio, Alba. E allora, grazie anche a te intanto di essere qui questa sera in questa atmosfera magica con questo abito stupendo. Buonasera, come stai? Benissimo, l'abito stupendo ce l'abbiamo in tre, io, te e Cecilia, per cui voglio dire, stupendo di sicuro. Vabbè, cerchiamo di illuminare un po' la serata, però ne ho visti tanti altri in giro, insomma. Anche un po' juventino questo accostamento. Vabbè, io tifo Juve, non lo diciamo a nessuno. Fate con tranquillità, applaudite pure. E potevate avere della Juve sul podio, però purtroppo sono arrivati qua, Non si può vincere sempre. Non si può vincere. Ogni tanto bisogna perdere. E allora li chiamiamo qua. Hanno vinto una finale così, proprio per un pelo, Sei sicuro? Nessuno se ne... Sì, proprio di distanza. A corto muso, si dice a corto muso, giusto? E quasi inaspettatamente il pubblico è rimasto in sospeso fino all'ultima pallina per capire chi poteva vincere questa sfida. Ma alla fine l'hanno spuntata loro, li chiamiamo qui sul palco, una copia, è una copia inedita, non avevate mai giocato assieme e dovevate venire proprio qua. Infatti non l'avevo mai sentita questa coppia. Mi sorteggiano qua e voi due esordite qua, va bene. E li chiamiamo sul palco Luca Ceccarelli ed Enrico Annoni. Facciamo un applauso ai vincitori del torneo della seconda edizione del Tivoli Ufficiale Cup qui a Santa Margherita. Bravissimi ragazzi, complimenti. Ovviamente vincitori, una domanda però la voglio fare. Allora, datemi un voto l'uno all'altro per insomma queste giornate insieme in cui avete giocato tanto. Ma io al mio compagno devo dargli 10 sicuramente, lui non lo so com'è. No, allora dopo l'anno scorso che diciamo che il mio sorteggio non c'è Ciro, vero? Non c'è Ciro. Visto che l'anno scorso il sorteggio non è andato benissimo, no. E quest'anno invece ho avuto l'onore di giocare con Tarzan e esatto. Direi che il voto va più che 10 lode. Devo dire di sì, chi ha visto il torneo ha capito subito dalla prima partita che era una coppia solidissima, c'era dell'affiatamento, non c'era modo di trovare un angolo dove poter fare dei... ecco, solo la mia fantasia poteva creare delle aperture, però purtroppo ho avuto dei momenti di amnesia durante la gara e voi ne avete approfittato. Voglio sapere una cosa, questo è l'ultimo momento in cui avete diritto di dire tutto quello che pensate, quindi qualcuno... vedo silenzio totale, a parte il fatto che abbiamo mangiato pizza per 3 giorni, questo l'abbiamo già detto. Io voglio ringraziare tra l'altro Massimo, Fabrizio, voglio dire, noi qui stiamo benissimo. Voglio sapere una cosa, qualcuno pensa che loro non meritassero questa vittoria? Ora o mai più. Sento un silenzio tombante. Cosa? Bentarini cosa avrebbe detto? Bentarini ha avuto dei motivi, vari motivi di contestazione, è andato via in segno di polemica oppure perché aveva ma il impegno. Fatto che ci siano dei grandi assenti questa sera vuol dire che c'è gente che è andata via scornata nel senso... è capitato solo a Bettarini perché Pollicino per comprare la carne non aveva cambiato le reti dei campi da padel e c'erano dei buchi attraverso i quali si dice che siano stati rubati dei punti. Il video con i buchi è stato allora poi però ho una mozione, esatto. Scusate, sì. D'ordine, prego. Al momento della premiazione lo so che non sì. Bisognerebbe parlare di cose personali, no. Ma io esigo che l'anno prossimo, sì. Se ancora saremo invitati, siamo uno speriamo chiaramente di sì, anche i mariti, sì. E i compagni devono entrare ufficialmente dentro. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Non il suo marito e suo marito hanno giocato. No, scherzo. I mariti va bene. No, io li vogliamo ufficiali. Li voglio partecipare perché io non sto 5 ore a rompermi le scatole. Però noi vogliamo vedervi anche in campo, esatto. Giocare, okay. Sfidarvi in campo. E abbiamo avuto delle ragazze, infatti, che hanno fatto degli incontri proprio per attirare
altre ragazze. I vostri video verranno divulgati, sappiatelo, avevate delle telecamere che vi... Beh, volete tra l'altro è la proposta che ho fatto oggi io appunto a Fabrizio, che mi ha quasi accettato, direi ci penserà su, e ho visto giocare tra l'altro le ragazze bravissime, quindi l'anno prossimo magari mi unisco anch'io se la cosa veramente, esatto, andrà in porto. Consegniamo i premi e ringraziamo naturalmente tutti. Pronti? Ragazzi, l'anno prossimo sono contenta, ma le mie ginocchia no, voglio dire. Sì. Quindi io guarderò. Devo aprire la busta. Come ti capisco? No, gliela do così. Sono sigillate, sì, dentro c'è. Fidatevi, dentro il premio lo abbiamo messo. A tutte e due uguali. Scelga la una o la due. Hanno vinto tutte e due. Non si sa mai cosa può capitare nella vita, ecco. In teoria i premi sono uguali, però chissà. E allora, dai, lo diciamo, consegniamo e poi il premio. I trofei alter ego. Eccolo qua. Che bello. Annoni, alza anche tu il tuo trofeo. Facciamo una bella foto di rito. Tutti ragazzi. Complimenti ancora e grazie. Quindi vi ritroviamo anche l'anno prossimo. Beh, bandiera alta, dai. Complimenti ancora. Esatto, squadra che vince non si cambia. Allora, grazie Alba, io adesso. Grazie Alba. Grazie mille Alba, grazie. Ci vediamo dopo. Naturalmente ringrazieremo tutti. Io adesso però vorrei qui sul palco tutti i ragazzi che hanno partecipato, tutti gli atleti. Esatto, allora stiamo parlando di Stefano Bettarini, anche se non c'è, Antonio Cabrini, Luca Ceccarelli, Enrico Annoni, Stefano Eranio, Ciro Ferrara che ci ha abbandonato prima, Ferdinando Orsi, Jimmy Ghione, Thomas Locatelli, Massimo Maccarone, Roberto D'Aversa, Moreno Morello che è già qui, Daniele Rugani, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, credo sia andato via, Gianluca Berti, Lorenzo Moruso, Riccardo Maspero. Raggiungeteci ragazzi per una bella foto di gruppo, perché questo ricordo va incorniciato ovviamente. E abbiamo anche Marco Lanna, mi dicono, mi suggeriscono da dietro le quinte. Allora ci mettiamo, esatto, magari vogliamo fare due file o ci stiamo tutti ragazzi pollicino, per fare la foto. Allora. Dov'è il pollicino? Pollicino, fatti vedere. Ok, se riusciamo a stringerci un pochino facciamo una bella foto. Magari qualcuno, non so se riesce ad andare lì, dai, così. Vai. Puoi alzarti, pollicino. Vuole comunicare che a tutti i partecipanti e la generosità degli sponsor vuole consegnare dei cadeau, e quindi noi andiamo a consegnare, esatto, i cadeau, esatto, e a ringraziare tutti gli sponsor. Io direi, pollicino, conferma se è corretto oppure no, che tutti i partecipanti riceveranno un kit Sam Bart, dico bene? Esatto, MC2, bracciale argento padel offerto dalla gioielleria Lagati di Latina, premia la titolare Angela Lagati, che ovviamente inviterei sul palco. Angela! Sì, eccola. Palesa, eccola qui. Prego, vieni qua. Poi abbiamo cadeau offerto da 2020 Fashion Shop, bellissimo negozio di abbigliamento ed accessori donna in Genova. Premia la titolare Sabrina Chinellato, che è moglie di Fabrizio. E badante. Ti vogliamo, dai, moglie badante. Ma no, perché ti vogliamo qua. Anche tu, cuore pulsante della manifestazione. Esatto, e l'abbiamo già detto prima e lo ripetiamo. Abbiamo pregiata stampa offerta da Alessandro Piano, famoso scultore che ha creato gli alter ego, appunto, le famose sculture che sono per i primi classificati, ormai conosciute in tutto il mondo, raggiungendo anche personaggi di calibro come Elton John. Quindi inviterei tutte le persone, insomma, che ho chiamato sul palco. Eccola Sabrina. Sabrina, fatti vedere, tu che sei anche un altro pezzo della colonna portante di questa fantastica edizione del Tivoli di Padel. Vogliamo qui davanti, facciamoci, esatto, le donne davanti. Facciamo vedere la quota rosa. Dove, eccoci. Volevo solo, grazie, dirvi che il palco è omologato per 6 persone. Vabbè, se andremo giù faremo paperissima, dai, faremo ridere. Allora, chiamerei anche Alessandro Piano, appunto, per consegnare i premi. Beh, ragazzi,
ragazzi, ci sono un sacco di cadeau, eh? Sembra quasi Natale. Bene, ci piace insomma questo momento di distribuzione dei beni. Jimmy, sei felice di ricevere tutti questi regali? Ma te li sei meritati tutti questi regali? Fammi capire. Ragazzi, è un tripudio, è bellissimo. Comunque baratto, i miei orologi Chiquita con due fette di torta. Ah no, ok. No, l'orologio Chiquita, uno è mio, l'altro puoi fare quello che vuoi. Allora, mentre vengono consegnati e distribuiti i premi generosamente concessi dai nostri sponsor, andiamo a ringraziare tutte le altre persone che ci sono da ringraziare. Esatto. E quindi il padrone di casa di questo bellissimo e storico locale, Stefano Rosina. Stefano, dove sei? Grazie. Grazie dell'ospitalità. E poi ringraziare anche il fornitore del beverage, azienda Bortolin. Bortolin, ti ringraziamo, il vino è stato molto apprezzato. Fermi voi giocatori. No, 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 c'è un momento, dovete restare qui. Non vi muovete. Ringraziamo anche il fornitore del dolce che mangeremo fra un po', che verrà messo fuori. Ma c'è il dolce, Pollicino, ci ha concesso anche il dolce. Fantastico. Fornitore del dolce, il buonissimo gelato della storica azienda genovese Tonitto dal 1939, da 80 anni sul mercato, della famiglia Dovo, da tre generazioni. Dov'è la famiglia Dovo? E sono in sala e li ringraziamo. Dove siete? Dove con siete? Un applauso, facciamo un applauso anche a tutti, insomma, gli sponsor che hanno contribuito a realizzare questa stupenda serata. E grazie. Poi come possiamo non ringraziare lo sponsor tecnico Yoma, onnipresente, ci ha vestiti, ci ha calzati, ci ha coccolati, racchettati anche, no? Tutte le racchette e tutto quanto, noi li ringraziamo. E poi abbiamo detto che poi ci sarà il dolce, ci sarà un gelato speciale. Anche noi come giocatori, assieme a Pollicino, volevamo mettere un nostro contributo, un nostro piccolo dolce. Se questo dolce che abbiamo fatto noi con le nostre mani è pronto, io lo farei uscire, volevo farvi vedere un manufatto nostro. Dov'è? Laura, dovrebbe uscire da qualche parte, cioè, perché c'è vogliamo cosa. Chiudere in assoluta dolcezza anche questo evento. Chiara Squaglia, vai lì da madrina, sali su questo palco. Auguri, auguri Thomas. E il dolce buon compleanno. Abbiamo i tuoi amici hanno pensato che fra 20 minuti farà un anno in più. Happy birthday. Si può fare prima? Aspettiamo. Eccolo. No, dai, vabbè, aspettiamo, dai. Ci devo essere al compleanno del mio compagno. Abbiamo fermi perché il fuoco non è finito, sta arrivando un fuoco più caldo e più grande. Sì, sul serio, sono seria. Sono abbastanza seria. E allora. E tra l'altro vorrei ringraziare una persona speciale che è Stefania, la moglie di Thomas. Farei un applauso anche alla moglie, perché vorrei appunto ringraziarci per la moglie per questo regalo. Auguri al nostro Thomas Locatelli, miglior giocatore della seconda edizione del VIP Padel, del Tiguglio VIP Padel. Auguri, grazie a tutti, grazie agli sponsor. E chi conosce Locatelli e sa come festeggia Locatelli sa che quello verrà finito in molto poco tempo. Sicuramente. E quindi grazie di nuovo, grazie ragazzi, grazie ancora a tutti gli sponsor che hanno reso questo evento possibile. Grazie Fabrizio. Grazie, ti bacio, grazie, bravissimo. Un applauso alla nostra Romina. E adesso un applauso brava, anche a te Moreno, e grazie veramente insomma per tutto. Grazie e adesso non lo so, Pollicino, come si va avanti? Il dolce viene servito fuori, dentro, qui, al tavolo, rimaniamo seduti al tavolo. Ultimo applauso a Pollicino! Grazie, ci vediamo l'anno prossimo, sperando in una quota rosa.
arriva il dolce, vogliamo proprio chiudere la serata sicuramente con una nota dolce perché mangerete il gelato, ma anche con il momento che vi abbiamo raccontato prima, che è quello legato alla beneficenza, che secondo me è la sfida più bella che insomma si possa vincere stasera. Abbiamo con noi appunto sul palco di nuovo Michele Corti della fondazione appunto di Gigi. E allora abbiamo detto tra l'altro che possiamo cercarvi sul vostro sito internet, possono essere effettuate delle donazioni lì, possiamo capire bene come lavorate, qual è la vostra mission e scoprire molte altre cose su di voi. Assolutamente sì, gigighirotti.it, molto semplice, potrete verificare tutto quello che fa la fondazione e se vorrete darci un'ulteriore mano anche con un gesto semplicissimo che è quello del 5 per 1000, che come sempre non costa nulla, ma inserendo il codice fiscale della fondazione nella vostra dichiarazione dei redditi, e qui a naso ci sono dichiarazioni dei redditi importanti, esatto. Quindi grazie di cuore, perché questa è, come dire, l'urna improvvisata, ci sono tantissime buste, quindi grazie davvero per la vostra generosità. E adesso noi e Michele andiamo, ci vuole una mano dolcissima, una mano candida, la mano di Chiara Squaglia che viene a... Andremo a destare i tre fortunati, giusto? Mi confermi? Tre, assolutamente. Perché ricordiamo che due vinceranno la maglia firmata da Chiesa e Rugani e il terzo vincerà un viaggio in Sardegna, se non sbaglio, giusto? Ricordo bene. Partiamo con il viaggio per quattro persone in Sardegna a bordo di grandi navi veloci. Tieni tu il bonus. Bene, facciamo allora... Voi dovete ricordarvi di avere a portata di mano il foglietto che era all'interno della busta che avete utilizzato per fare la donazione. Ok? Chiara, a te l'onore di pescare uno dei primi tre premi. Vediamo un po'. Mischiamo. Quante buste vedo, ce ne sono tante. 44! Chi era fortunato? 44? Chi ha vinto? 44! Il Palesi, il 44! Dov'è il 44? È andato via. Com'è il regolamento? Si riestrae oppure... Si riestrae! Cioè, no, aspetta un attimo. 44, chi ha il 43? 42? No, dai, ma facciamo... Ma no, perché così capisco il tavolo, non sto riassegnando il premio. Eccola qua! Si è palesata! Sapevo, eccolo qua, benissimo. Un'altra bellissima ragazza, ciao! Valeria! Dov'è che si va con questo viaggio? Quattro persone? No. Questo è un viaggio in Sardegna, Michele ci ricorda Sardegna. Che è un viaggio in Sardegna per quattro persone. No, assolutamente, pensavo di andare a Malta, per cui... Può andare anche a Malta, cambi la rotta. Fino in Sardegna con grandi navi veloci, poi prosegue a nuoto. Torni a nuoto. Ci piace l'idea perché fa pure bene alla salute, voglio dire. Fotografia! Fotografo! Vai! Grazie e complimenti. Buona serata. E adesso andiamo con la maglia di Chiesa, anche perché per dovere di amicizia lasciamo quella di Daniele Rugani per ultima, è la più preziosa, quella di Federico Chiesa, e per il prossimo estratto vediamo un po' la mano di Chiara, chi porterà fortuna. Attenzione, la maglia di Federico Chiesa, grazie, bravo. Al numero 162. Chi è il fortunato? 162! 162! È lì, è lontano! È lì. Prego! È in fondo, non mi vedo! Si vergogna, no! Chi è? Ah, il bagno! Allora, aspettato! Anche silenzio totale, aspettiamo che esca dal bagno e quando esce un applausone lui si chiederà perché... No, va bene. Ok, aspettiamo. Vabbè. Anzi, uno si mette al bagno ad aspettare. A comunicare questa notizia. Dai, invece io direi che questa chiamiamo il legittimo proprietario, Daniele Rugani, qua sul palco. Facciamo un applauso anche a Daniele Rugani. Grazie di cuore, Daniele, per aver portato queste maglie davvero prestigiose, importanti, maglie ufficiali, autografate, quindi doppio premio perché la ricevete direttamente da lui. Anche Daniele Rugani, tra l'altro fresco sposo, quindi tanti auguri anche a te, Daniele.
e vediamo chi sarà il fortunato appena esce al quale o alla quale andrà la maglia di Daniele. Abbiamo il numero, ah beh, siamo vicini, 165. Niente, in bagno pure, eccolo, lui. No, eccolo. No. Sono in bagno insieme, in coppia. Eccolo qua. Grande. Si è passato. Di Daniele Lucani. È contento, di... mi sa che non è Juventino, no, è contento. Scherziamo, ovviamente. Adesso... Buonasera. Contento di aver vinto? Assolutamente sì. Un campione così la volevamo tutti con la maglia. Anche se sono genuino. Va bene, va bene. Vabbè, ma davanti a un campione così insomma non si può essere felici e contenti. Una foto. Facciamo una foto di rito. Qui al centro, qui al centro. Grazie ragazzi, complimenti ancora. Grazie anche a te Daniele, grazie. Vabbè, niente. Ragazzi, il nostro amico è arrivato. E niente, è impegnato. Ha una seduta, una sessione lunga. Va bene, va bene. Noi la teniamo qua, poi non so. Noi ci crediamo, insomma, ci crediamo, esca da quella porta. Ringraziamo la Fondazione Vi Cercheremo, dice ancora una volta al vostro sito. Grazie di cuore a voi tutti, grazie soprattutto a Fabrizio Pollicino e a Sabrina Chinellato per aver dedicato questa serata alla Fondazione Gigi Girotti. www.gigighirotti.it. Noi giochiamo per la Gigi Girotti, fatelo anche voi, grazie di cuore. Grazie anche a te, perché la sfida più bella della serata era proprio questa, vincere per una causa importante. Complimenti, buon lavoro e grazie ancora, buon proseguimento, e direi che con la musica ci possiamo divertire. Grazie Chiara. Grazie Chiara.